Forza Italia in tour per tornare tra la gente. Sabato ad Ascoli la prima tappa marchigiana di Al Centro a Destra in Alto, la nuova iniziativa del partito di Berlusconi. Credo che sia stata fatta ad Ascoli una giusta analisi della situazione, anche un'autocritica e delle proposte molto interessanti. Lo stesso convegno che è stato organizzato per la prima volta ad Ascoli credo che abbia dato dei segnali importanti di attenzione al territorio, di attenzione agli amministratori locali. Abbiamo una buona fetta di amministratori locali che sono riconosciuti dai cittadini, da loro amministrati, come bravi amministratori, migliori di quelli della sinistra. Qui è un progetto politico che vede Berlusconi ancora al centro dell'azione politica, ma Berlusconi è un leader che ormai ha la sua esperienza maturata sul campo. Quale sarà il dopo? L'italiano vuole un leader, la sinistra lo ha trovato in Renzi. Il centrodestra deve cominciare a pensare che ha bisogno di un leader che sia maturato sul campo. Forza Italia parte da Ascoli, cuore del partito, lì dove alle passate elezioni i cittadini, a cui è stata data una scheda azzurra e una rossa nei seggi, hanno votato Renzi e Grillo per le europee e il loro sindaco di centrodestra alle comunali. Vittoria bulgara per Castelli, che ha vinto al primo turno col 60%. Ad Ascoli Piceno Forza Italia è all'8%. Ad Ascoli Piceno hanno vinto le liste civiche. Forza Italia va presa come dato alle europee ed è in perfetta assonanza con tutto il resto dell'Italia. Nessuno ha inventato niente. Ritengo, a mio modesto avviso e giudizio, che in questa maniera, aprendo alle liste civiche, si provoca disaffezione ai partiti. E infatti se ad Ascoli Forza Italia ha trovato numeri da record, nel resto delle Marche invece hanno spopolato le liste civiche. Nel resto delle Marche, come dicevo prima, gli elettori hanno fatto delle scelte ben precise. Io conosco bene la situazione della provincia d'Ancona, ma posso parlare anche di Potenza Picena, un comune che è stato vinto al secondo turno e strappato alla sinistra. Comuni come Numana, Serra San Quirico, Castellone di Suasa l'abbiamo strappati alla sinistra pur in un momento che sembrava di difficoltà estrema per il centrodestra. Per cui quando ci sono proposte concrete, uomini giusti, programmi chiari, il centrodestra risulta assolutamente vincente e molte volte proprio con gli uomini di Forza Italia. Ma il tour di Forza Italia serve non solo per cercare di ripartire dal basso e rivitalizzare un movimento che cerca un nuovo leader, serve anche nelle Marche come test per le prossime regionali. Ad Ascoli si è parlato di Piero Celani come probabile candidato. L'endorsement è arrivato dal deputato Abrignani e non è piaciuto al capogruppo del partito in consiglio regionale. Ma vi pare normale che un deputato nazionale catapultato, paracadutato qui, indichi all'Assemblea un candidato governatore? Cioè, di cosa parliamo? Il sottoscritto ha ricostruito il gruppo regionale dopo le defezioni che sono andate nell'NCD in Fratelli d'Italia. Io dal 94 in Forza Italia, io dal 94 con Berlusconi, io dal 2012 ho ricostruito a livello regionale il gruppo regionale. Arriva Brignani a dire no, Umberto Trendi, il candidato lo indico io? Ma la strada verso le regionali è ancora lunga e lontane sembrano le alleanze. Lo stesso, c'è ancora un po' di indecisione sulla valutazione dell'operato del presidente Spacca. Alcuni lo vedono come un possibile candidato anche del centrodestra. Mi sembra difficile, in politica tutto è possibile, ma sinceramente mi sembra difficile che possa diventare il candidato del centrodestra. Ci dovrebbe essere una spaccatura e ci deve essere da parte di Spacca il rinnegare un passato che credo che sia difficile per lui, che è stato un esponente importante della sinistra, del centro-sinistra, credo che sia difficile che possa avvenire. Qui siamo al bivio. O torniamo ai partiti che selezionano la classe dirigente, oppure siamo ad avventure estemporanee ad uso e consumo dei singoli. La Forza Italia parte da una base del 17%. Gli altri, che eppure sono forze di governo, non credo che possano sognare minimamente di arrivare a quelle percentuali. Partiamo da quello che abbiamo, la somma di tutte quante le forze alternative al PD può darci ancora oggi risultati impensabili.